prego. Grazie. Niente che dire, sono proprio emozionata di queste bellissime domeniche sportive, altre ecologiche, altre culturali. Ma lo sport ha sempre il suo perché e sta nel mio cuore da sempre, da quando ero una giovanissima sportiva, praticante, titolata a fare sport. Però non è quel che conta. Guardate, in queste ore si parla di sport a tanti livelli. Vi ricordo che lo sport va reludificato, perché non deve mai perdere il suo carattere di gioco importante, perché guardate che l'essere umano gioca prima di apprendere, si muove prima di camminare, si muove motoriamente. Quindi mi piacciono queste giornate dove c'è tutta la genuinità di uno sport vissuto con senso del dovere, rispetto delle regole, fair play, sana competizione. Quando ci irrigidiamo e quando diventiamo nervosi sul risultato sportivo, stiamo levando la sua bellezza. Grazie. Restituiamo tanta bellezza allo sport. E voi lo siete. Siete belli in questo senso. Un applauso alle gambe della giunta comunale di Foggia. Noi oggi siamo rappresentati da Lorenzo Frattarolo, che comunque voleva essere mimetizzato tra tutti i gruppi in corsa. Grazie veramente a tutti, grazie a Foggia Running, grazie al CONI, ciao Renato Martino, ti vedo, le bellissime, il clown degli ospedali, bellissimo, grazie di cuore. Grazie a lei. Chiara, scusami, c'è un omaggio floreale da parte di Gaetano Spagnolo, presidente della Foggia. Facciamo un applauso anche a Gaetano Spagnolo, che prende la medaglia. La Fontana del Sole, che ha compiuto 100 anni il 29 di marzo. Veramente di cuore, grazie di cuore, sono veramente emozionata, come se avessi fatto corse chilometriche e chilometriche. La prossima volta mi alleno di più e ci sono. Grazie alla sindaca, l'assessore.